Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap and you hoping but them people never call you back. Buonasera a tutti amici del Tiro a Segno, bentornati a una nuova puntata di Colpo Perfetto e continuiamo a parlare di carte olimpiche. Qualche settimana fa abbiamo intervistato Marco De Nicolo, il primo che assieme a Niccolò Campriani ha conquistato la qualificazione per Londra 2012 ai Mondiali di Monaco nella scorsa estate. Ma questi due atleti non sono stati gli unici a festeggiare un'importante vittoria in quell'occasione e oggi parliamo di una tiratrice, Elania Nardelli. Una giovane atleta del gruppo sportivo Mari Sport che con grande caparbietà ha ottenuto la terza carta olimpica in ordine di tempo proprio ai campionati mondiali di Monaco. Elania è nata a Candela il 7 luglio del 1987 e il suo sogno è sempre stato quello di partecipare alle Olimpiadi e probabilmente il punto di forza di questa giovanissima atleta è proprio la determinazione che l'ha in qualche modo aiutata ad arrivare a tagliare questo traguardo così importante. Già da juniores infatti Elania aveva ottenuto delle belle vittorie come il bronzo alla Coppa delle Alpi nel 2007 nella carabina a 10 metri, ma il punto di svolta probabilmente della sua carriera agonistica è arrivato nel 2009 ai Giochi del Mediterraneo di Pescara, quando ha vinto il bronzo sempre nell'aria compressa. Ricordo inoltre che dopo la vittoria ai campionati mondiali di Monaco, il quarto posto ottenuto alla finale della Coppa del Mondo nel 2010 e l'oro vinto alla competizione internazionale di Fleury proprio all'inizio del 2011. Ma facciamoci raccontare qualcosa proprio dalla protagonista della nostra puntata in questa intervista che abbiamo realizzato un mese fa a Brescia. Vediamo le immagini. Oggi è qui con noi Elania Nardelli, che è una delle atlete della nazionale italiana di tiro a segno. La tua prima vittoria, diciamo anche la gara più importante, risale ai Giochi del Mediterraneo del 2009. Elania, come te la ricordi quell'esperienza? È stata la mia prima grande emozione e quindi la mia prima medaglia importante. Io la gara la ricordo perfettamente, poi comunque il clima è stato troppo bello, Giochi del Mediterraneo, una piccola Olimpiade, quindi siamo stati a contatto con tutti gli atleti degli altri sport, c'è stata una cerimonia di apertura stupenda e quindi il clima era come una specie di Olimpiade. E per quello è stata la mia prima volta e mi sono entrata nell'aria di questa gara e quindi sono riuscita a sparare bene e a mantenere quello che facevo in allenamento anche in gara. Comunque è stata la prima gara importante che ho fatto a livello internazionale, quindi ci tenevo a fare bella figura e a sparare bene. Quindi è stata la prima conferma importante, poi ne sono arrivate molte altre ovviamente. Com'è nato però l'amore per questo sport? Allora, io abito in un piccolo paesino in provincia di Foggia e lì c'è un poligono di tiro. Io ho iniziato a tirare all'età di 12 anni e così mi sono appassionata. Insieme ad altre mie amiche ho iniziato a gareggiare e poi ad entrare nel giro della nazionale per poi arrivare ad oggi. Ecco, diciamo come si chiama anche questo piccolo paesino che è Candela e che ha tirato fuori moltissime atlete che poi sono comunque sia anche loro state selezionate per far parte della Nazionale Italiana di Tiro a Segno. Chi sono queste atlete, diciamo? Allora, Elsa Caputo e Sabrina Sena. Io sono cresciuta con loro, ho fatto tante gare e continuo a farle ancora adesso, quindi comunque è stata un'esperienza bella crescere con loro, che comunque sono più grandi di me, e quindi io ho visto da loro sono riuscita a crescere.
Voi avete avuto un grande allenatore che è Antonio Verlicchi. Sì, Antonio Verlicchi, che adesso allena a San Marino, però ci ha fatto crescere fin dall'età di 11-12 anni. Lui ci ha cresciuto, ci veniva a prendere a casa, ci portava in poligono ogni mattina, ogni pomeriggio. Ci faceva rispettare degli orari, comunque è stato abbastanza imponente con noi. Quindi diciamo che dal punto di vista sportivo voi avete avuto una educazione tra virgolette ferrea da parte sua. Poi hai proseguito e adesso tu ti alleni con Gabi Bullman. Sì, adesso mi alleno con Gabi, che è l'allenatrice della nazionale italiana e che ci segue quindi in tutti i raduni, in tutte le gare che facciamo all'estero. Mi trovo abbastanza bene con lei e speriamo di continuare così. Che tipo di progressi hai notato negli ultimi anni da quando sei stata poi selezionata per la squadra nazionale? Beh, io sono cresciuta, io sono stata convocata in nazionale nel 2005, quindi ho fatto i primi anni da junior e comunque dal 2005 ad oggi sono 6 anni e in 6 anni ho fatto veramente tanto, ho lavorato bene comunque. E sono contenta di essere cresciuta fin questo livello. Spero di continuare così e io ce la metterò tutta. E il 2010 è stato un anno magico, assolutamente, perché sei stata la terza in ordine di tempo a portare una carta olimpica all'Italia, ossia il pass che poi ti consentirà di accedere alle Olimpiadi di Londra del 2012. Quell'emozione. Bene, allora è stata un'emozione grande, grandissima veramente. Sicuramente io sono riuscita a portare in gara quello che facevo in allenamento e non era una cosa aspettata, perché comunque portare in gara quei punti è veramente difficile. Poi in un mondiale è ancora più difficile. E poi sapere che ci sono carte olimpiche in palio, l'emozione diventa più grande, la tensione sale sempre di più. Però io comunque quel giorno ero abbastanza tranquilla, sono riuscita a fare la mia gara, a gareggiare bene anche in finale e quindi riuscire a salire sul podio. Sì, perché tu ti sei trovata poi di fatto alla fine della qualificazione in cima alla classifica, è stata sicuramente... Ho trovata fra due cinesi e sono riuscita a mantenere duro, anche se comunque era la mia prima esperienza comunque con due atleti così forti comunque. E per quanto riguarda invece la finale, com'è stata questa finale? Io ero tesa, ero molto tesa, però Gabi comunque era con me prima di iniziare la gara e lei mi sosteneva, mi diceva no, ma Elania non ci pensare, comunque sono solo 10 colpi, pensa a fare quello che hai fatto finora, a continuare come hai fatto anche questa mattina durante la gara. E così è stato, comunque sono stati 20 minuti, mezz'ora intensi, però io sono riuscita a mantenere la concentrazione e a continuare dal primo fino all'ultimo colpo. Bene. E quindi è arrivato questo bronzo mondiale oltre alla carta olimpica. Adesso hai questo obiettivo che è a Londra. E come ti stai preparando mentalmente e fisicamente? Mentalmente mi sto preparando, diciamo che cerco di affrontare tutte le gare nel miglior modo possibile, di non pensare comunque a Londra, ma di pensare comunque a far bene la gara che sto facendo. E fisicamente comunque mi sto allenando, e sto facendo una programmazione precisa, quindi comunque suddivido tutti i miei allenamenti, decido quando e come allenarmi bene, comunque tutto organizzato. E poi anche a livello fisico faccio qualcosina, palestra, qualcosa per mantenere un po' in forma. Beh, ma il tempo per il divertimento c'è? Sì. C'è sempre il tempo, sì, sicuramente. Però comunque si sta sempre attenti a lavorare bene. E nel tempo libero cosa fai? Cosa faccio nel tempo libero? Esco con i miei amici, e io esco tutte le sere con i miei amici, mi piace comunque stare a contatto con loro, anche perché quando sono via da casa i 10 giorni di trasferta comunque sto con gli altri amici della nazionale, però stiamo in ritiro ed è diverso. Invece quando torno a casa mi diverto un po', esco con i miei amici, magari si va in giro.
Quindi adesso ci saranno sicuramente altri obiettivi a breve termine, c'è una programmazione a livello sportivo degli impegni. Quali sono i prossimi obiettivi più importanti? Allora, tra un mese più o meno ci sta la Coppa del Mondo di Fort Benning in America, dove parteciperò, e quindi sto preparando questa Coppa del Mondo e poi vari appuntamenti, comunque ci saranno le selezioni per gli europei, ci saranno comunque altri raduni con la nazionale, quindi comunque allenamenti su allenamenti. Però il prossimo obiettivo è comunque la Coppa del Mondo di maggio. Quanto tempo in una giornata normale tu dedichi al tiro? Un po' di tempo, perché sicuramente sia la mattina che il pomeriggio io sono in poligono. La mattina comunque alle 3 ore riesco comunque ad allenarmi, però anche il pomeriggio comunque vado a fare l'altra specialità, quindi diciamo che tutta la giornata la impiego, la passo giù in poligono. Perché ricordiamo, tu sei una specialista dell'aria compressa, però ci sono anche altre due specialità che riguardano le donne. Sì, perché noi facciamo i 10 metri, io sono specialista, e poi nei 50 le tre posizioni, che comunque è una gara molto complessa perché si spara a terra, in piedi e in ginocchio, quindi ci vuole abbastanza preparazione in tutte e tre le posizioni. E quindi l'allenamento ci vuole, allenamento continuo. Senti Elania, ma il fatto che tu sei una ragazza che pratica tiro a segno, secondo te come viene visto all'esterno dalle persone che non sono dell'ambiente? Sicuramente viene vista, è una cosa strana vedere comunque delle ragazze che sparano con delle armi, però io tendo a puntualizzare che non sono delle armi vere e proprie, ma sono degli attrezzi sportivi, quindi comunque noi sono anzi considerati addirittura giocattoli delle carabine ad aria compressa, quindi diciamo che le ragazze si avvicinano di più al tiro perché avendo un carattere più tranquillo tendono più calmo, magari riescono a fare le cose bene, però comunque ci sono anche ragazzi, che uomini che si avvicinano al tiro e ne conosciamo e che riescono a fare bene uguale.